Salve, sono l'avvocato Gennaro Maraciolo del Foro di Trani e oggi torno a parlare della responsabilità medica e in particolar modo della responsabilità dell'ASL e del medico generico, meglio del medico convenzionato, quindi del medico generico, quello di famiglia, quello di base e anche conseguentemente del pediatra, in determinati casi anche del dentista convenzionato. Perché? Perché c'è stata un'ultima sentenza della Cassazione, la 6243 del 2015, che praticamente ha detto che nei confronti del paziente, dell'utente trattino paziente, in caso di errore del medico convenzionato, risponde anche l'ASL. In questo modo la Cassazione ha ribaltato un precedente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale invece se il medico convenzionato sbagliava, l'ASL non rispondeva. Questo perché? Perché riteneva che il medico convenzionato fosse un lavoratore autonomo e quindi come tale veniva scelto dal singolo utente paziente e conseguentemente rispondeva nei confronti di questi in via esclusiva. Quest'ultima sentenza invece cosa dice? Si applica l'articolo 1228 del Codice Civile. Perché? Il vero obbligato nei confronti dell'utente paziente, in base alle norme del Servizio Sanitario Nazionale, 833-78 e quindi tutte le norme successive, è l'ASL. Quindi, se l'ASL è il vero debitore, è colui che deve effettuare la prestazione nei confronti, la prestazione sanitaria nei confronti del utente paziente, come esplicazione del diritto costituzionalmente garantito, diritto alla salute, allora se utilizza un medico convenzionato, risponderà nei confronti del paziente, perché l'articolo 1228 dice che il debitore che utilizza un terzo per adempiere la sua obbligazione risponde se il terzo compie un fatto illecito per dolo o per colpa. Indipendentemente dal rapporto che c'è e lega, il debitore è il terzo che materialmente esegue la prestazione. Quindi, che ragionamento fa la Cassazione? La Cassazione fa un ragionamento molto semplice. Vi è il diritto alla salute, articolo 32 della Costituzione. Ci sono tutte le leggi che mettono in applicazione, tutelano quel particolare diritto e individuano nell'ASL il soggetto che deve effettuare la prestazione curativa. La può fare, può adempiere, o utilizzando medici propri, che sono le proprie dipendenze, oppure medici convenzionati. Il rapporto che lega il medico all'ASL è un rapporto sì di lavoro, ma è parasubordinato perché ha delle caratteristiche simili a quelle del lavoratore subordinato, però non è un vero e proprio lavoratore subordinato, poiché il medico convenzionato è libero di effettuare la prestazione come meglio crede, o meglio, con la propria capacità, con le proprie conoscenze, con la propria organizzazione. L'ASL non va a mettere il dito come ti devi organizzare, però lo controlla, effettua un controllo sugli orari, perché lo dice la legge, sulle attrezzature, sulla struttura, l'ambulatorio, quindi un certo controllo te lo fa. Ecco perché non è un rapporto autonomo, tout court, però non è neanche un lavoro subordinato, parasubordinato. Quindi, proprio perché vi è comunque l'ASL sceglie di agire, di effettuare la prestazione mediante un terzo, se il terzo sbaglia è responsabile l'ASL. E addirittura la Cassazione parla di in via esclusiva, risponde l'ASL in via esclusiva e poi rivedremo anche perché risponde il medico. La cosa importante è che il rapporto che si va a creare fra
il paziente utente e l'ASL è un rapporto che discende direttamente dalla legge e quindi trova la sua fonte nella legge e qua trova applicazione articolo 1173. In poche parole, senza andare troppo lontani, cosa succede? Che la responsabilità che poi sorge fra paziente e ASL è di tipo contrattuale. Non viene stipulato alcun contratto, però all'obbligazione che va a sorgere si applicano le stesse norme in materia di responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze che poi ne conseguono. Perché? Quindi in materia di prescrizione, di onere della prova e sopra e anche di che tipo di danno è possibile, fino a che punto è possibile spingersi nella richiesta risarcitoria dei danni. Ora, questo vediamo l'ASL. Ritorniamo al medico. Se l'ASL risponde già nei confronti del paziente, a che titolo risponde anche il medico di base, il medico generico, il medico convenzionato? Il medico convenzionato, dice la Cassazione, ritorna a dire con la 6243 di quest'anno, risponde per effetto del benedetto contatto sociale, perché si pone il medico in una situazione di garanzia, effettua una prestazione e quindi si mette in contatto con il paziente e quindi sorge la responsabilità del contatto sociale che ugualmente è di natura che richiede l'applicazione delle norme in materia contrattuale, di responsabilità contrattuale. Quindi la Cassazione non fa altro, se vogliamo, di andare a portare il modello di responsabilità ospedaliero nel medico, nella medicina convenzionata. Medico ospedaliero, allora, che succede? L'ospedale risponde per responsabilità contrattuale, perché il paziente come entra in ospedale come se avesse firmato un contratto. Il medico ospedaliero, che non firma alcun contratto con il paziente, risponde per il contatto sociale. A pie pari, ASL, responsabilità contrattuale, che nasce dalla legge, medico convenzionato, responsabilità da contatto sociale, sempre di natura contrattuale, si applica di tipo contrattuale. Quindi, in questo modo, la Cassazione ha bypassato completamente i nuovi orientamenti, quelli che sono nati dopo, meglio che sono rinati, con la legge Balduzzi. Legge Balduzzi, lo ripeto e poi rimanderò ad altri video, che cosa dice? Che il medico non risponde per colpa lieve a livello penale, a livello civile risponde, ma si applica l'articolo 2043, cioè la norma madre in materia extracontrattuale. Questa norma, legge Balduzzi, l'articolo 3 legge Balduzzi, è stato completamente dimenticato dalla Cassazione. Però diciamo che un certo vantaggio è possibile trarre, perché il paziente potrà rivolgersi più facilmente nei confronti dell'ASL che non del medico, che potrà forse esercitare la propria professione in maniera più serena, forse. Ora, specialmente in materia di responsabilità medica, quindi la differenza fra contatto sociale, fra responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, ne ho parlato anche in un altro video, quando sono state rese note delle sentenze di merito, quindi dal Tribunale di Milano, dal Tribunale di Brindisi, e in quell'occasione ho parlato della differenza di questi tipi di responsabilità sempre in materia medica. La legge Balduzzi è molto importante proprio perché ha introdotto il grimaldello del 2043 a tutela, forse, vediamo come verrà applicato in concreto, del 2043, la norma in materia di responsabilità contrattuale, che fa gravare più onere probatorio in capo al paziente. Quindi faccio riferimento a altri video in materia, un altro video in materia di legge Balduzzi e colpa medica.
Se quindi questo video vi è stato utile, spero che questo video sia utile, vi invito a condividerlo. Se non è chiara un qualche cosa, oppure se avete necessità di qualche chiarimento, se è possibile, ve lo dare, basta commentare qui sotto. Quindi, se volete, lasciatemi un commento, perché capisco che è una materia abbastanza complicata. Seguitemi sui canali social, su YouTube, su Google Plus e vabbè, su tutti gli altri social dove sono quasi presente sempre. Seguitemi sul mio blog marasciuolo.it. Questa registrazione, come al solito, diventerà un podcast. Alla prossima!